Sono molto onorato di essere ancora un'altra volta qui e in questa sede, ma soprattutto anche in una veste speciale, perché vorrei aprirle, vi dico dopo perché, questo mio contributo con delle parole di un discorso molto particolare e le leggo. Onorevoli parlamentari, signori delegati, per la nostra gente il volto della Repubblica è quello che si presenta nella vita di tutti i giorni. L'ospedale, il municipio, la scuola, il tribunale, il museo. Questo praticamente è un estratto del discorso di insediamento del Presidente della Repubblica il 3 febbraio appunto di quest'anno a Palazzo Montecitorio. E non a caso è riportato appunto in questo, lo chiamerei volumetto, ma in realtà è un volumone molto pesante per vari motivi che sto per presentare, museum.da, politiche, poetiche e proposte per una narrazione museale. È un libro che praticamente è uscito ieri a cura di Francesco Pignatario, Simona Sanchirico e Christopher Smith ed è molto importante per vari motivi, una narrazione museale, e penso che riguardi proprio anche la professione dell'archeologo. Sono contenuti in esso, e da qui appunto il mio orgoglio di partecipare a questa serata, tutti gli estratti di un convegno fatto lo scorso anno nella bellissima sede dei Mercati di Traiano, quindi diciamo siamo qualche secolo dopo, qualche anno dopo dove siamo adesso, dove si è parlato appunto di nuovi orientamenti dei beni culturali, di modi di comunicare il museo e soprattutto di modi in cui il museo comunica. E allora sono tutti contributi questi contenuti in queste pagine, ciascuno diciamo nella sua efficacia e ciascuno che ci dà un diverso modo non di amare il museo ma di vedere il museo. Il museo praticamente come uno spazio inteso per la gente e per tutti, un museo come deve essere oggi, quindi non più il posto delle muse, ma soprattutto dal posto delle muse un posto per gli uomini, un posto per tutti, un posto dove la cultura diventa parte del nostro passato, diventa tradizione, diventa conoscenza, ma soprattutto la cultura diventa futuro e punto d'incontro. E questo ovviamente per tutti. E perché punto d'incontro? Perché noi oggi appunto, e vinciamo poi da queste pagine, molto spesso ci siamo diciamo una generazione, e poi ne parleremo ancora più avanti, una generazione a cavallo, la generazione che si trova tra il museo che deve conservare e valorizzare e il museo che invece deve comunicare, conservare, ma soprattutto comunicare per il futuro e comunicare a due diverse fasce. Il museo che comunica appunto ai turisti, perché ormai siamo sempre orientati a parlare ai turisti, ma soprattutto invece il museo che comunica alla gente, alla sua gente. Un museo dove il turista in realtà non deve venire per guardare quanto sia bello un vaso o quanto sia attraente una scultura, ma quanto questi abbiano in comune, quanto questi ci uniscano insieme e soprattutto quanta forza ci deve derivare dal nostro passato per comunicare poi il futuro. Sono mestieri questi appunto importanti che forse ci ritroveremo anche stasera proprio nel mestiere o nella professione di archeologo, ma che leggendo queste pagine in realtà appunto possiamo trarne appunto degli spunti che sono quelli di coloro che lavorano quotidianamente nel museo e per l'arte e per la cultura, ma soprattutto appunto per l'archeologia. Grazie.